Chi conosce il diritto internazionale sa che per i cittadini, per gli individui, non c'è molto spazio. Infatti il diritto internazionale è nato con l'ordine internazionale, che a sua volta è nato con la pace di Vestfalia del 1618. Ora, la pace di Vestfalia vede per la prima volta affermarsi gli stati nazionali, come li conosciamo noi, a discapito dei vecchi imperi, degli imperi che hanno preceduto appunto il mondo moderno. Dunque, a quei tempi c'erano sudditi, non c'erano cittadini, e l'ordine internazionale doveva mantenersi unicamente sacrificando qualcuno, e sono appunto i cittadini. Infatti, l'ordine internazionale nato da Vestfalia prevedeva il cosiddetto equilibrio di potenza. L'equilibrio di potenza prevedeva che gli stati più deboli, attraverso alleanze, compensassero la forza degli stati più grandi. Per mantenere la pace, tuttavia, si dava importanza unicamente agli stati. Gli stati erano sovrani totalmente sui propri territori e sui propri cittadini. I sacrificati in questo quadro erano proprio i cittadini. Ora facciamo qualche esempio concreto. Ancora oggi è così. Se per esempio tu vai all'estero e vieni incarcerato ingiustamente o giustamente, non ci interessa se tu sia colpevole o innocente, ma se vieni incarcerato all'estero, il tuo Stato non è tenuto a salvarti. Non è tenuto a salvarti e nemmeno lo farà, perché non è disposto a sacrificare il proprio buon rapporto con uno Stato per una propria formichina operaia. Ok? E un sacco di italiani vivono in prigioni all'estero, magari anche innocentemente. Allora tu dirai, va bene, però sei all'estero, che cosa pretendi? Va bene. Allora, che cosa succede se tu sei nel tuo Stato, dove sei nato, dove hai la cittadinanza, e uno Stato estero chiede la tua estradizione? Che cosa succede? Succede che se c'è un trattato di estradizione, il tuo Stato concede l'estradizione. Sai quante sono le estradizioni che il governo britannico ha rifiutato al governo americano? Solo il 7%. E sai quante sono le estradizioni che il governo americano ha rifiutato al governo britannico? Lo 0%. Questo significa che gli stati si scambiano i cittadini come se fossero figurine panini dei calciatori. Ma non è dappertutto così. Infatti la pace di Vestfalia, diciamo, riguardava unicamente l'Europa. L'ordine di potenza, l'equilibrio di potenza riguardava unicamente i paesi europei, che erano i cosiddetti paesi civilizzati, era il centro del mondo all'epoca. C'era una serie di paesi emarginati dal grande gioco, possiamo dire, che erano i paesi sudamericani, che erano, diciamo, ex colonie. Ok? Quindi i nuovi paesi sudamericani, che si sono poi resi indipendenti dalla Spagna e dal Portogallo, hanno invece varato costituzioni molto molto garantiste, perché non rientravano in questo gioco di potenza, erano fuori, erano ai margini, nessuno si preoccupava di quello che facessero. E infatti oggi la Costituzione brasiliana prevede che un cittadino brasiliano non possa essere estradato anche se c'è un trattato di estradizione. Questa norma era presente anche nella Costituzione colombiana, prima che il signor Escobar combinasse quel casino, e poi sono stati costretti a levarla, ovviamente, perché era diventato troppo ingombrante il signor Escobar. Ma anche la Costituzione venezuelana prevede questa norma, quindi le Costituzioni sudamericane sono molto più garantiste da questo punto di vista. Quindi se tu vuoi difenderti, puoi cominciare a pensare di prenderti una seconda cittadinanza sudamericana. Infatti, diciamoci la verità, avere un passaporto europeo è bellissimo, è fighissimo. Con un passaporto europeo, italiano, britannico, francese, puoi andare dappertutto. Veramente ti apre le porte dappertutto. Il problema è che i passaporti europei non ti proteggono nel caso in cui tu sei, diciamo, perseguito ingiustamente dal tuo Stato o da uno Stato straniero.
Per cui, se vuoi viaggiare, il passaporto europeo è perfetto, ma se vuoi difenderti, se vuoi difendere la tua libertà da possibili incidenti futuri, non si sa cosa può succedere, ebbene ti serve un passaporto sudamericano. Ok, ti sto facendo un sacco di esempi surreali, potresti anche obiettarmi questo. Non fonderai mai Wikileaks e non diffonderai mai segreti del governo degli Stati Uniti, quindi di cosa ti preoccupi? Eppure è successo anche a cittadini più ordinari di essere perseguitati e di essere penalizzati dall'avere un passaporto europeo. Mi riferisco al comico Bomerman. Nel 2016 il comico Bomerman, in uno spettacolo televisivo, accusa Erdogan, l'emerito presidente turco, di voler, diciamo, reprimere le minoranze curde, e ci aggiunge anche un po' di colore dicendo che è omosessuale, pedofilo, un'altra serie di offese così buttate là. Insomma, che cosa succede? Lo vedremo subito. Berlino si piega alla volontà di Ankara e concede l'autorizzazione al procedimento penale contro il comico della ZDF, querelato da Erdogan. Jan Boehmerman, il 31 marzo, aveva recitato una poesia satirica in cui definiva il presidente turco un perverso. Rischia fino a 5 anni di carcere in base al reato di offesa a un capo di Stato estero contemplato dal codice penale tedesco. L'autorizzazione al processo non va letta né come un pregiudizio nei confronti della persona interessata, né come una decisione sui limiti della libertà di espressione, stampa e opinione, ha spiegato Angela Merkel. Il via libera è arrivato dopo uno scontro all'interno del governo di Berlino. La cancelliera, che aveva inizialmente detto no, è ora accusata di aver sacrificato il principio della libertà di stampa per tenersi buono un partner utile per risolvere l'emergenza dei rifugiati. In pratica il comico Bomerman accusa Erdogan, abbiamo visto, Erdogan se la prende. Che cosa fa? Decide di chiamare in giudizio, quindi diciamo di denunciare in qualità di presidente della Turchia il comico Bomerman. Solamente che chi mastica un po' di diritto pubblico internazionale sa che un presidente turco nell'esercizio delle sue funzioni, cioè uno stato estero, non può adire un istituto di diritto privato come un tribunale, tra l'altro di uno stato straniero. Per cui interviene immediatamente la Merkel, che è l'unico ente, Merkel in quanto ente, è l'unico ente, è l'unica istituzione che ha la legittimità di dialogare con un altro Stato straniero. Perché si fa così? È molto semplice, per evitare crisi diplomatiche. Se il sindaco di Molfetta andasse negli Stati Uniti a parlare con Obama, potrebbe, diciamo, creare una crisi internazionale, tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ebbene, il sindaco di Molfetta non ha alcun titolo per parlare con Obama, può parlare con Obama solamente il governo italiano nella persona del ministro degli esteri o del presidente del governo. Ok? Per cui, questo, diciamo, per farti capire questo concetto, se un ambasciatore in Italia dovesse parcheggiare in doppia fila e riceve una multa, il comune dove viene fatta questa infrazione stradale, non può notificare la multa all'ambasciata straniera, proprio perché l'unica istituzione che può dialogare con quell'ambasciata straniera, rappresentante del governo straniero, è il Ministero degli Esteri. Tutto ciò perché? Perché non bisogna compromettere la pace. Questo è uno degli elementi nati con la pace di Vestfalia. Non bisogna compromettere la pace. Ok? Quindi che cosa succede? Che la Merkel subentra immediatamente per prendere in mano la situazione come è giusto che sia, e in condizione normale avrebbe detto: signor Erdogan, non ci faccia perdere tempo. Ma visto che la Turchia aveva un accordo con la Germania per impedire ai siriani, ai rifugiati siriani di accedere in Germania, in Europa, la Merkel che cosa fa? Per interessi nazionali decide di procedere contro il comico Bomerman. Se il comico Bomerman avesse avuto la cittadinanza brasiliana, se ne scappava in Brasile e il Brasile colpiffero che lo faceva estradare. Quindi, come puoi vedere, anche cittadini normali possono ritrovarsi
diciamo in situazioni complicate, non essere protetti dal proprio Stato. Se per esempio tu sei nelle Filippine e hai una relazione con una donna sposata, ok? Nelle Filippine questo è un comportamento da punire penalmente, avere una relazione con una donna sposata. Quindi tu inconsapevolmente hai una relazione con una donna che non ti ha rivelato di essere sposata. Viene scoperto. Mettiamo caso che l'Italia abbia interessi con le Filippine in quel periodo, voglia proteggere i suoi rapporti con le Filippine, non interviene minimamente a proteggerti. Comunque non lo farebbe, ma a maggior ragione non lo farebbe. Mettiamo caso che tu riesci a ritornare in Italia. Un giudice filippino riesce a montare un capo d'accusa in cui dice che tu hai spacciato droga. In Italia lo spaccio di droga è punito, mentre invece non è punito un rapporto fuori dal matrimonio. Quindi un giudice vede queste prove che vengono messe su da un giudice filippino, magari ci casca in questa trappola, e allora concede l'estradizione. Perché magari tu hai avuto una relazione con la moglie del figlio del primo ministro, che ne so, può succedere di tutto. Se tu invece hai la cittadinanza brasiliana e te ne scappi in Brasile, il Brasile è colpifero che concede l'estradizione. Quindi si tratta di ipotesi, ovviamente adesso sto montando ipotesi che magari non succederanno mai, però insomma prenderti una seconda cittadinanza ti mette in una condizione di sicurezza, soprattutto se vuoi viaggiare, se vuoi andare, se vuoi vedere il mondo, se vuoi fare l'avventura. Mentre invece se hai un passaporto italiano non ti protegge nessuno.